Alexis Tsipras, Angela Merkel, François Hollande si incontrano oggi a Bruxelles per dare una speranza di vita alla proposta che Atene ha fatto pervenire ieri ai creditori. Tre pagine che hanno avuto un'accoglienza priva di entusiasmi e il cui fulcro consisteva nell'utilizzo del Fondo Salva Stati Europei per ridare alla BCE 6,7 miliardi di euro in obbligazioni in scadenza a luglio ed agosto. Tutto dipende dalla proposta greca appena arrivata e che gli esperti stanno esaminando per valutare se sia sufficiente ad arrivare ad una soluzione, ha commentato ieri il presidente dell'Eurogruppo Göran Dijsselbloem, avanzando l'ipotesi che il vertice di oggi venga annullato oppure rinviato. Secondo alcune fonti, il governo di Atene avrebbe lavorato durante la notte a delle modifiche da apportare al documento. Un accordo è possibile, ma ci vuole la volontà politica prima di tutto da parte della Grecia, ha detto ieri il vicepresidente della Commissione europea Baldis Dombrovskis. È davvero importante mettere da parte i tecnicismi e concentrarsi sul merito della questione nei giorni a venire, ha concluso. Invece è assai probabile che i giorni a venire vengano sfruttati sino all'ultimo minuto da ambo le parti, il governo ellenico e i creditori, per ottenere un accordo vantaggioso. Entro fine giugno Atene deve restituire 1,6 miliardi all'FMI.